A tutte le donne oneste d'Italia e del mondo, che sono fondamenta delle passate, presenti e nuove generazioni, che siate rispettate oggi e sempre, ogni giorno dell'anno. Grazie di cuore, a nome di ogni uomo, ad ogni madre, moglie, compagna, figlia, sorella, amica, la cui onestà e saggezza ci è d'esempio nel migliorarci e superare insieme ogni avversità, unendoci nell'educazione del nostro prossimo, in quel sentiero che da oltre 15 anni stiamo seguendo insieme per conseguire un'Italia e un mondo che sia realmente fondato sul bene e la pace, sull'eguaglianza e il rispetto della vita di tutti. Quindi ancora grazie ad ognuna di voi di esserci, per avermi compreso fin dall'inizio ed avermi aiutato da subito anche nel difficile ma importantissimo e doveroso tentativo di ridurre la diffusione del coronavirus in Italia, così da provare uniti a salvare da contagio quella parte della popolazione che rischia di morirne. Purtroppo i virus non rispettano né festività come l'8 marzo o altre, né confini, e si servono dell'ignoranza per diffondersi. Ma uniti nella prevenzione, nella disinfezione e nel rispetto delle regole, possiamo sconfiggerlo. Vi voglio bene. Un abbraccio. Adam Kadmon.